reazione all'utilizzo di metodiche alternative al buon uso del sangue e al consenso informato. Buongiorno. La rete di informazione sanitaria internazionale istituita dai testimoni di Geova ha lo scopo di favorire la cooperazione tra medici e pazienti, come pure incoraggiare e sviluppare e divulgare le ricerche e le applicazioni di tecniche e le metodiche alternative alle emotrasfusioni con un conseguente beneficio per l'intera collettività. Questi comitati si attivano per favorire la cooperazione tra medici e pazienti testimoni di Geova al fine di evitare eventuali incomprensioni e agevolare l'utilizzazione di alternative alle trasfusioni di sangue. La presenza e l'attività di simili organismi di volontariato è prevista dalla normativa vigente. Inoltre, alcuni membri dei comitati prestano anche assistenza religiosa come previsto dagli articoli di legge. I membri di questi comitati di assistenza sanitaria sono reperibili 24 ore su 24. Al presente sono in funzione oltre 1.400 comitati in circa 150 paesi del mondo, con oltre 90.000 medici disponibili per una eventuale consultazione e con la possibilità di accesso a una banca dati che contiene oltre 3.000 articoli di trattati da riviste scientifiche internazionali. Nel nostro paese, per esempio, vi sono circa 2.000 medici e chirurghi che operano i pazienti testimoni di Geova in oltre 100 strutture sanitarie, nelle quali si stanno applicando e sviluppando programmi di chirurgia e medicina senza sangue che, vogliamo ribadirlo, una volta acquisiti sono a beneficio dell'intera collettività. I membri dei comitati di assistenza sanitaria generalmente non sono medici e quindi non interferiscono con le cure offerte nelle strutture sanitarie pubbliche o private. Possono però illustrare al personale medico ed infermieristico le esperienze accumulate e le casistiche raccolte nel corso degli anni per quanto riguarda l'applicazione di tecniche chirurgiche e di terapie mediche alternative alle emotrasfusioni. Per favorire questi incontri autorizzati dalla direzione sanitaria dell'ASL 8, sia nei reparti che nelle strutture accreditate, sono stati organizzati questi 5 seminari. Quindi preghiamo i direttori, i responsabili di reparto o i loro rappresentanti presenti a questo seminario di prendere accordi specifici oggi stesso sulla data in cui vorranno favorire questi incontri di reparto, riservati alle problematiche specifiche delle loro specializzazioni. Da oltre 20 anni in molte strutture ospedaliere italiane, pubbliche e private, le direzioni aziendali e sanitarie, in accordo con i relativi operatori, hanno favorito la collaborazione di tali comitati. Ovviamente è questo dietro specifica richiesta del paziente e degli operatori, con le dovute cautele, e dove nulla la possa ostacolare dal punto di vista tecnico. Perché? Questo non solo per un conforto religioso ed umanitario alla persona, ma anche per dare modo all'operatore sanitario, nel caso di necessità di un'emotrasfusione, di usufruire di consulti urgenti attraverso la rete informatica di informazione sanitaria di medici esperti su soluzioni cliniche e medico-legali. I sanitari che hanno usufruito di questa assistenza hanno affrontato con maggiore decisione che serenità la fase critica del rifiuto emotrasfusionale. A volte, su richiesta dell'anestesista, tali comitati aiutano il paziente ad esprimere serenamente la propria volontà relativa al rifiuto dell'emotrasfusione, riconfermando questo rifiuto poco prima dell'anestesia o prima di perdere conoscenza o coscienza a causa dell'animizzazione, rendendosi così utili testimoni dell'attualità dell'evento rifiutato. Possono fornire o far compilare al paziente l'apposita documentazione che dichiara di esonerare il personale dell'equipe e l'amministrazione dell'ospedale da ogni responsabilità ed eventualmente
dai danni che questo possa derivare dalla mancata trasfusione. Nelle situazioni di emergenza, qualora il paziente non sia in grado di ribadire il suo rifiuto certificato dalla dichiarazione tastabile che il testimone porta niente sangue, si rendono disponibili per rintracciare i testimoni che l'hanno controfirmata, così da confermare agli operatori l'attualità. Tutto questo a vantaggio sia della tutela dell'autodeterminazione del paziente, ma anche dei sanitari, che si sentono assistiti da questa collaborazione in momenti così critici. Siamo consapevoli che l'aggiornamento progressivo del personale sanitario all'impiego di ogni possibile e più idonea alternativa all'emotrasfusione è una sfida per ogni azienda sanitaria e che comporta investimenti sia strutturali che strumentali, che in convegni di aggiornamento di carattere scientifico, etico, deontologico e giuridico. Ma tale sfida va correttamente inquadrata nei vantaggi che è possibile ottenere con le alternative al sangue, non solo per i pazienti testimoni di Geova, ma per l'intera collettività. Nella nostra zona, nella maggioranza dei reparti e dei presidi, sono affrontati e risolti casi anche complessi che coinvolgono nel rifiuto emotrasfusionale le varie unità operative, quelli relativi alla neurochirurgia e cardiochirurgia, non ancora attive nella nostra zona, sono stati affrontati trasferendo i pazienti con la piena collaborazione tra le strutture della nostra rete di informazione sanitaria in centri di eccellenza in varie parti d'Italia. Questo anche in casi critici di chirurgia pediatrica. Ci rendiamo comunque conto che può essere una sofferenza per il sanitario di fronte a una anemizzazione per emorragia o malattia ematologica vedersi rifiutato il consenso ad effettuare una trasfusione probabilmente risolutiva, ma per i medici più attenti un problema di coscienza maggiore sarebbe il non tenere conto del suddetto rifiuto liberamente e formalmente espresso, poiché sanno che l'emotrasfusione sarebbe subita dalla persona come un atto di violenza, anche se praticata in imminente pericolo di vita. Gli operatori più informati sanno che queste furono anche le conclusioni alle quali pervennero gli illustri relatori nel convegno regionale organizzato nel settembre 1997 dal Comitato Etico Locale, e cioè che non vi è obbligo giuridico, etico e deontologico per il medico ad imporre l'emotrasfusione rifiutata da persona adulta. Rifiuto che può essere certificato anche dalla dichiarazione sanitaria tascabile aggiornata niente sangue, che viene portata giorno dopo giorno nel portafoglio proprio per ribadire il proprio rifiuto nell'eventualità di non poterlo fare personalmente a causa di grave stato di necessità. L'emanazione di specifiche linee guida e protocolli può favorire il corretto atto medico. Dal punto di vista clinico, con l'utilizzo di tutte le alternative al buon uso del sangue rifiutato, ma anche etico, deontologico e giuridico così critico nell'affrontare il problema dell'emergenza e nei minori. Tutto il personale sanitario ha la nostra riconoscenza. Siamo al loro fianco perché devono sentire tutta la nostra collaborazione nei momenti più difficili del rispetto dell'autodeterminazione del paziente. Agendo diversamente si costringerebbe il medico su una posizione di medicina difensiva dove per non avere problemi si ricorre all'emotrasfusione ben prima di arrivare al punto critico in cui sia indispensabile la vita, e questo a danno dell'intera collettività. Per la mancata e reale applicazione delle alternative, magari più rischiose all'immediato, ma più sicure nel tempo per la cittadinanza. Siamo lieti di notare che molti stanno condividendo il principio dell'autodeterminazione anche su minori maturi, specie se sostenuti da genitori che nel caso di testimoni, come nel caso dei testimoni di Geova. Dato che non vogliono diventare martiri o sacrificare i figli per la propria fede, non sono genitori negligenti o fanatici religiosi incapaci di prendere decisioni razionali che rifiutano i trattamenti medici
in grado di salvare la vita, ma esercitano semplicemente il loro diritto ad esprimere per se stessi, per i loro figli affidati in tutela naturale, un dissenso ai rischi comunque impliciti delle emotrasfusioni, anche se salvavita, ai quali preferiscono che vengano adottate tutte le terapie alternative possibili, accettandone di quest'ultime i limiti e i rischi. Anche in presenza di eventuali ordinanze del Tribunale dei Minori, apprezzano quei medici che continuano a tenere conto delle convinzioni religiose dei genitori, valutando sempre la possibilità di cure mediche alternative alle trasfusioni, anche se disponibili in altri centri dove il piccolo potrebbe essere trasferito. A livello nazionale ed internazionale, quindi, la rete di informazione sanitaria dei Testimoni di Geova ha dimostrato la sua utilità nel promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni tra medico e paziente, stimolare la ricerca e l'applicazione di tecniche e terapie alternative, spesso con migliori risultati delle emotrasfusioni, e nel sensibilizzare gli addetti ai lavori sulla necessità di fare un buon uso del sangue, una risorsa preziosa anche se non esente da rischi.